Cipper TV, CrossFit Seregno, io sono Andrea, martedì vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, introduciamo con un warm up. Ogni 30 secondi dobbiamo fare push up to down dog, quindi piegamento sulle braccia e distensione completa. Cerchiamo di formare una A col corpo in modo da lavorare allungando la muscolatura. Air squat e infine squat hold. 30 secondi di squat hold cercando di mantenere il parallelo, ginocchia larghe, petto alto. Passiamo al secondo warm up, sempre ogni 30 secondi, sempre generale. Active Samson, quindi dita delle mani incrociate, palmi delle mani rivolte verso l'alto, braccia distese, affondi, ok? Active Spider-Man, giù in posizione di push up, braccia distese, apriamo prima una gamba, appoggiamo il piede vicino alla mano e ginocchio fuori, d'accordo? Strecciamo bene l'interno della coscia, dopodiché torniamo indietro, ripetiamo con l'altra gamba, andiamo avanti così per 30 secondi. Ultimo, front rack stretch, avete tre possibilità per farlo, o per terra, o sul box, o sulla panca. L'importante è che i gomiti siano alti, cercate di avere una chiusura scapolare e cercate di sentir stirare pettorale, dorsale e tricipite. Ultimo, passiamo a un warm up leggermente più specifico, ma col bilanciere. Faremo un barbell warm up composto da 5 good morning, 5 back squat, 5 elbow rotation, 5 deadlift gambe tese, 5 strict press e 5 front squat. Lavoro da fare è un decif modificato. Cosa andiamo a fare? Introduciamo il decif con un buy-in di 3 minuti AMRAP. Nei 3 minuti AMRAP dobbiamo fare 3 power clean, 6 push up e 9 air squat. Il rimanente tempo dei 3 minuti, se vi rimane tempo ovviamente, sono calorie sullo ski erg, chiaro? Il peso per tutti, avanzati, intermedi e beginner, sarà 60 kg per l'uomo, 40 kg per la donna. Riposate un minuto. In questo minuto, oltre al riposo, vi assicurate che il peso sia corretto per ripartire, sempre partendo da decif, stesso lavoro, 3 power clean, 6 push up, 9 air squat, ma questa volta lo andiamo a fare a round, quindi faremo 6 round di decif. Finiti i 6 round, incominceremo a salire col peso. Gli avanzati saliranno di 10 kg l'uomo, 5 kg la donna. Andiamo avanti per altri 5 giri e così via finché non arriveremo a un giro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sempre di decif. Ripeto, gli avanzati saliranno di 10 kg l'uomo, 5 kg la donna. L'intermedio salirà invece di 5 kg l'uomo e 2,5 kg la donna. Mentre per quanto riguarda i beginner rimarranno fermi, fissi a 40 kg l'uomo e 25 kg la donna. Totale del tempo 19 minuti.